Eccoci qui. Allora, il materiale di cui abbiamo bisogno per realizzare il girasole è il mulinello, delle perline gialle in alternativa dorate, come quelle che usate per le spighe, e delle perline verdi, qualsiasi verde, magari non troppo brillante se lo avete, altrimenti andate di marrone. E poi per il centro, per la corolla, io userò questo verde che è tipo un verde oliva un po' iridescente. In alternativa vi faccio vedere, questo è un bronzo. Io non so quanto si vedrà perché oggi la luce non mi assiste. E anche questo è un bronzo un po' più chiaro. Questo sarebbe forse quello più adatto, diciamo. O in alternativa anche questo che non so, forse l'avevo trovato addirittura in una confezione di un giornale di perline che comunque vedete è un marroncino, tipo fumé, insomma. Ecco, giusto per dirvi che meglio del nero. Poi avremo bisogno ovviamente del filo, io userò questo da 0,50 sempre in rame argentato, tronchesina. O le forbici, insomma, pinza, punte coniche, eccetera, eccetera, perché tanto poi vedete voi come rigirarlo. Bacchettine, in base a quanto lo fate grande, magari mettetene più di una di queste d'acciaio che danno sostegno, e poi questa semplicemente per fare un po' di spessore, e ovviamente la guttaperca verde per rivestire il tutto. Allora, partiamo subito dal centro, dalla corolla. Allora, per farla dobbiamo tagliare tre segmenti di filo da circa 30 centimetri. Io li ho già tagliati per sicurezza, insomma, li ho già tagliati e li fermiamo, prendiamo più o meno la misura a metà. Quindi a 15 centimetri più o meno, io lo faccio semplicemente ripiegandolo, ok? Quindi so che più o meno, perché non è una cosa che ci serve. Prendo un pezzettino di filo di scarto, giusto per, poi lo taglio e li fissiamo qui a metà. Facciamo giusto due giri. Potete utilizzare per questa corolla anche il petalo, quello rotondo della rosa, vi lascio il link qui sotto, facendolo a quattro bracci, diciamo a quattro bracci. Io preferisco farlo a sei, quindi faccio in questo modo. Ok, taglio l'eccesso di filo da una parte e dall'altra. Ovviamente potete anche farlo con il filo verde, se avete preferenze, che si veda meno in base al colore che usate. Se usate un colore di perline più marrone rispetto a quello che uso io, vi andrà bene anche il filo quello verde, da quello che io uso da 0,35, ma insomma un filo verde in generale. Ok, appiattisco un attimo, così eventualmente taglio anche l'eccesso di filo che sborda, che può graffiare. Ok, e mi riapro i raggi. Allora, siccome si tra virgolette accavallano, ovviamente questo è più esterno verso l'alto, questo è più centrale e questo hanno una loro direzione in base a come si sono accostati. Quindi, senza snaturarli, eccolo qua. Abbiamo fatto il nostro, diciamo, ragnetto. Ok, questa è la situazione. Vediamo se mettendolo qui si vede. Si vede. Ok, comunque non prendete paura che poi lo vediamo. Adesso il senso è di coprire la distanza tra i bracci semplicemente con le perline, quelle scure per fare la corolla, quindi il colore che avete scelto. Io le ho già infilate un po' sul filo. E parto semplicemente agganciando il filo ad un braccio in qualche modo, non, senza fare troppi giri, perché poi intanto poi si blocca da solo, ok? Quindi vi basterà fare un giro solo. Portate pazienza perché all'inizio qui dobbiamo un attimo.
fare un attimo di forza per stringere, ok. Poi viene più facile come all'inizio quello della rosa. Ok, lo lasciamo qui e cominciamo a infilare la perlina per coprire da un braccio all'altro. Ok, io ne metto una sola. Tenete conto che di tenerli più o meno alla stessa distanza in queste diagonali io ne inserirò uno e qua ne inserirò due perché c'è un po' più di distanza. Quindi fatelo con un po' di pazienza perché se avviate bene il lavoro poi andate via spediti. Poi ovviamente il numero di perline dipende se sono regolari o no, ovviamente. Ok, qui ne infilo due, che è quello dove dobbiamo coprire un po' la distanza di tre giri, che io due giri, tre giri che ho fatto per fissare insieme i segmenti di filo. Ovviamente non lo faremo così grande, ma poi capirete perché ci serve un po' di lunghezza di questi bracci. Abbiamo questo è il filo da cui stanno partendo le perline. Ok, abbiamo realizzato il primo giro. Adesso vado semplicemente avanti con le perline coprendo la distanza sempre tra i bracci. Allora, qui ne abbiamo inserita una, adesso ne inseriamo due. Lo stesso facciamo nel successivo. Ovviamente se le perline sono regolari. E qui dove c'è un pochino più di distanza ne serviranno credo 4 o 3, 4 sicuramente. E questo è il secondo giro. Allora, io continuo e i giri qui dipendono semplicemente da quanto volete fare grande la corolla. Io direi che dipende anche ovviamente dalla grandezza delle perline. Queste sono credo non so se un 9-0 perché non ho scritti le dimensioni. Io ne farò sicuramente 7, 8, poi dipende, insomma, adesso guardo un attimo. Quindi continuo e ci vediamo quando ho finito. Ok, eccoci qui. Allora, ho fatto 9 giri e avete un diametro di con questo numero con queste perline di circa 4 centimetri e mezzo più o meno. Ok, allora il filo mi è terminato, o meglio, l'ho già tagliato qui. Ok, allora avete due alternative per chiuderlo, o fate due o tre giri qui sul filo oppure lo portate dietro e lo legate a quello iniziale. È una vostra scelta, quindi vedete voi come preferite. Insomma, io faccio giusto qualche giro, faccio un solo giretto qua, giusto per chiuderlo un po' meglio e poi lo spingo qui, tanto questa parte di corolla poi verrà tutta coperta. Ok, a questo punto avete i bracci ovviamente lunghi, non vi preoccupate. Dobbiamo fare quella maradà, chiamo io
laterale, quelle io le chiamo, vabbè, le faccio delle asolette, quindi le chiamo così, per fare quella parte un po' ghirigorosa che è questa, ok? Allora, io ho fatto semplicemente delle asole sul filo, mi sono fermata a un certo punto perché non sapevo quante me ne servissero, quindi vedete che sono qui e dovete semplicemente ricoprire tutta la circonferenza, quindi continuo. E ve ne faccio vedere giusto un paio perché tanto le abbiamo fatte anche con la gerbera. Allora mi sono già tenuta un po' di filo in più. E, infilate, io spero. Adesso non so se riesco a farvelo vedere, vediamo se si vede. Ok, tra un'asola e l'altra io ho inserito una perlina. Perché comunque questo filo è un po' più visibile. Anche questo passaggio lo potreste fare in base al colore delle perline che utilizzate con il filo verde, quello che io ho da 0,35. Nel mio caso, essendo queste perline abbastanza perlescenti, iridescenti, il filo argentato non si nota così tanto, quindi ho detto vabbè, lo faccio comunque con questo filo qui. Allora, io ho fatto asoline con 7 perline più una che resta sul filo 8, quindi ogni volta infiliamo 8 perline. Allora, due ce le ho già, ne metto altre 6. E il passaggio è questo. Aspettate che mi vediamo se riesco a farvi vedere. Eccola qua. Allora, questa la lasciamo sul filo, ok? E queste le rigiriamo ad asolina, tenendoci quel mezzo centimetro di distanza dalla perlina in modo da fare il rigiro del filo per bloccare l'asoletta. Ok, il senso è questo. Vediamo se riesco perché questo serpentello. Eccola qua. Sono tutte così. Dovete semplicemente farne finché ricoprite tutta la circonferenza della corolla, quindi andate avanti fino a che non l'avete completata tutta. Di nuovo, una la lasciamo qui e queste le giriamo ad asola. Io continuo e ci vediamo quando ho finito. Eccomi qui, allora ho finito il mio serpentello di asole, prendiamo la corolla e fi lo fissiamo, fissiamo tutte le asole, semplicemente agganciando ai bracci il filo iniziale, quindi questo, su uno qualsiasi ovviamente, fate solo un po' di attenzione di fissarlo bene alla base e vicino vicino. Facciamo un paio di giri, ci aiutiamo magari con una pinza per stringere il filo. Eccolo qua. Abbiamo un groviglio di fili che spero capiate. Allora, una volta fissato qui, per fissare gli altri, facciamo semplicemente il giro attorno al braccio successivo, quindi percorriamo praticamente la distanza. E per sicurezza, eccolo qua, prendiamo questo perché vi riuscirà un po' più facile con questo groviglio di fili e lo passate in mezzo. Fate un paio di giri. Ecco qua. Ok, questo è il senso. Lo fate su tutti i bracci.
Abbiamo terminato questo groviglio di fili, ce la possiamo fare. Ok, adesso se in qualche punto lo vedete un po' distante, non vi preoccupate perché possiamo semplicemente spingere un po' indietro perché qui abbiamo il lasco del fatto che sono fissati solo sui bracci. Comunque poi non si vedrà, adesso lo sistemo un attimo. Comunque questo è il risultato, anche perché poi va un po' chiuso, va un po' messo così. Ok, allora io intanto lascio tutti i grovigli di filo e poi ci preoccupiamo di tagliare l'eccesso. Bene, passiamo adesso ai petali. Allora, per fare i petali, fate un'infilata di filo sul di perline gialle o dorate, quelle che avete. Scusate che sto già recuperando quelli fatti. Allora, io li ho fatti di due misure. Allora, poi vi metto la foto così capite. Allora, questo è quello più piccolino. Ho messo 7 perline sul palo centrale, poi ho fatto subito un aumento, una perlina, due perline, una perlina di aumento. Poi vi metto la foto. Adesso facciamo insieme quella più grande. Allora, io mi sono già preparata il palo perché ormai li avete visti tante volte, quindi mi sono tenuta un bel palo lungo, considerate almeno 10-12 centimetri, perché poi dobbiamo tutto raccogliere tutto sotto, quindi io preferisco avere un po' più di lasco. Allora, mi recupero un po' di perline gialle, dobbiamo fare solo la parte centrale e l'aumento. Allora, questo è il petalo più grande, mettiamo anziché 7, 9 perline sul palo. Eccoci qui. Ecco, la tecnica è sempre quella alla base. Vediamo se me ne inquadra. Ok, alla base andiamo a coprire semplicemente la distanza del filo senza fare pance e rigiriamo. E rigiriamo. Adesso mettiamo due perline sul palo e copriamo la distanza. Altre due perline. E una perlina. Ok, questo è il petalo, finito. Vi metto adesso la differenza delle due con gli aumenti. Dunque, io ne ho fatti per questa corolla, ok, che quindi sono circa, mettiamoci anche questo in mezzo, circa 6 centimetri, 5 centimetri e mezzo, 6 di diametro. Ho fatto 12 petali piccoli e 8 grandi. Poi li montiamo in questo modo. Prendiamo i tre piccoli e li mettiamo davanti. Davanti adesso. Allora, vi ho fatto vedere nella foto il retro della foglia per farvi vedere meglio gli aumenti, però ovviamente il dritto è questo. Ok, allora prendiamo quelli più piccoli e li mettiamo uno sopra l'altro così, ok, alla stessa altezza. Poi mettiamo dietro i due più grandi. Ok, e li fissiamo qui. Allora, io qui ho rigirato il filo del palo, poi l'ho tagliato e aperto in modo da avere lo stelo più lungo, come avevo fatto per la rosa. Prendo la pinza,
o comunque potete farlo anche con le mani. Finito qui, quindi vi lasciate un lasco di qualche centimetro. Il punto è che dobbiamo, siccome vanno infilati qua e poi vanno rigirati nel centro della corolla, dovete praticamente piegarli a questa distanza qui, ok? Quindi li fissiamo insieme a questa altezza. Quindi sono tre piccoli e due grandi e fate quattro gruppi praticamente, che poi li fissiamo tutti insieme. Ok, questo è il senso. Vi sto facendo lavorare con fili lunghi. Allora, poi il senso qual è nel montaggio? Aprite, aprite, aprite. Ok, e vi viene fuori un pezzo di, adesso fili permettendo, ma vi viene fuori un pezzo di petali praticamente. Ovviamente a vostra discrezione potete farne anche di più, eh? Io ve lo dico. Facendolo queste dimensioni, queste perline, sono circa, perché speravo infatti di riuscire a fare due pet, volevo fare due girasoli con le perline gialle che mi rimanevano, sono circa 60 grammi di perline, ok? Bene, ultimo passaggio. Dobbiamo fare la corolla che va dietro per coprire poi tutto l'ambaradan di quella corolla lì, permettetemi il gioco di parole. Allora, prendiamo circa 50, un metro di filo, lo ripieghiamo a metà, ok? Lo possiamo tagliare. Aspettate che io non vorrei fare danni perché ho già fatto l'infilata di perline di verde per velocizzare un po' la cosa. Così posso lasciarlo cadere. Ok, poi dobbiamo fare praticamente il rigiro più o meno a metà, ma in realtà dobbiamo fare la corolla come il fiore della rosa praticamente. E quindi dobbiamo rigirare ancora in quattro. Ok, ci siamo qui più o meno, sì. Allora, siccome non viene grandissima qui, facciamo così, vi tenete almeno 15 centimetri per comodità, visto che ce li ho, rigiro un attimo con le pinze per fissare i fili, ok, per rigirarli un po' insieme. Taglio questo che è il rigirare in quattro, li faccio tutti alla stessa altezza più o meno. Potete farlo ovviamente anche a 6 come abbiamo fatto la corolla, ma va sotto qui. Ok, scusate l'interruzione. Riapriamo in 4 praticamente, eccoli qua, i quattro bracci, e facciamo come abbiamo fatto la rosa, con una piccola differenza. Dobbiamo creare un po' di spazio iniziale per poi infilare tutti i fili e il gambo. Quindi arrotolo. Qui sul gambo io mi sono già fatto un'infilata di perline verdi in modo da velocizzare un po' la cosa. Ok, arrivo alla base dei quattro. Cosa dobbiamo fare? Invece che coprire subito la distanza, li mettiamo un po' a, tra virgolette, coppetta praticamente. Allora, prendo qualche perlina verde, la metto su un braccio. Tenete conto, dobbiamo creare un minimo di lasco per inserire la bacchetta praticamente. Quindi, se partiamo da subito, non abbiamo quel minimo di luce. Ok, io ne metto circa 3, poi vi regolate in base a quanto spazio pensate di aver bisogno. E inizio a fissare le perline qui, praticamente alla fine delle tre perline. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Eccolo qua, praticamente qui. Eccoci, facciamo la stessa cosa su tutti i bracci, quindi metto altre tre perline e rigiro il filo. Ovviamente l'ideale è che anche queste perline siano regolari, se no, insomma, in qualche modo vi regolate. Tenete conto che dovete chiuderlo un attimo a coppetta, quindi poi fate così.
Vedete quante ve ne possono servire mettendovi un po' più dritti. Io vedo che me ne servono più o meno 4 o 5, vedete voi quelle che vi possono servire, e rigirate il filo e continuate così fino a farli tutti. Ok, allora realizzato questo primo giro che è un po' rognoso perché dovete farlo con un po' di calma, l'unica cosa che dobbiamo fare è far finta che sia piatto, quindi coprire la distanza tra i bracci semplicemente aggiungendo perline che coprano la distanza tra un braccio e l'altro. Quindi tipo adesso ne ho aggiunte 4 tra uno e l'altro, qui magari saranno 5, poi diventeranno 6 al giro successivo, eccetera. Fate 3-4 giri giusto per dare un po' di dare un po' la forma della coppetta. Ok, allora, passati il primo giro che è quello più rognoso, dovete farne almeno, vedete voi quello che può andarvi. Allora, se riesco, vediamo se riesco a farvelo vedere, ecco, con la pinza. Allora, vedete che qui c'è del lasco e qui riusciremo ad infilare praticamente lo stelo per poi montare il tutto. Io ho fatto 5 giri, poi ho iniziato ad allargare. Adesso, se volete coprire un po' di più la corolla, aspettate che la prendo. Ok, questa. Se volete farlo un po' di più, potete allargare semplicemente i raggi, i bracci, chiamateli come volete, e coprite la distanza semplicemente in orizzontale, quindi aggiungete qualche perlina in più, perché se ne aggiungete poche, continuate a chiudere. Invece facendolo così, vi allargate un pochino e continuate fino alla grandezza ovviamente che desiderate. Non copritela ovviamente tutta, dico io, ma insomma almeno 2-3 giri giusto per farla un pochino più grande. Ovviamente più riuscite ad andare dritti con gli steli meglio sarebbe, però è un po' difficile, nel senso che non siamo umani e possiamo anche sbagliare qualcosa, ma insomma. Ok. Mi raccomando di girare il filo sempre nella stessa direzione in modo che abbiamo sempre un dritto e un rovescio. Ok. E andate avanti così fino a quando vi piace comunque l'ampiezza che avrete ottenuto. Allora, io a questa distanza sono soddisfatta, questa larghezza, quindi io faccio praticamente 3 giri e mi ero già allungata nel quarto, quindi 4 giri in totale. Quindi taglio il filo. Aspettate che lo blocco perché ho ancora perline su, che non faccio la semina delle perline. E richiudo come al solito. Allora, sono arrivata qui. Siccome questo va tutto di dentro, faccio solo un giretto qua del filo e poi lo taglio verso dentro perché tanto questo poi va tutto coperto. E richiudo allo stesso, come sempre, anche questi terminali. La corolla è fatta. Adesso dobbiamo solo assemblare. Ok, abbiamo realizzato tutto, quindi possiamo montarlo. Allora, prendo la corolla. Abbiamo qui tutti i fili. Allora, se volete fare un po' di spessore, ve li potete portare tutti allegria. Ve li potete portare tutti al centro.
e rigirarli tra di loro, però un pochino si vedrà il filo. Quindi io taglio questo, i fili dei bracci e tengo solo quello centrale che è quello con cui ho fatto il giro delle perline, praticamente con cui ho fatto il giro iniziale delle perline, in modo da non avere eccessivo spessore più che altro. E quindi lo faccio e poi proseguiamo. Una volta terminato, io ho lasciato solo il filo centrale con cui ho fatto il giro della corolla. Dobbiamo cercare di montare adesso i fili e i petali, dico, quindi sappiamo a che distanza devono andare. Li piego in modo che più o meno so a che distanza devono andare. Adesso, che bella cosa, riuscire a tenerli fermi. Se per praticità andate meglio, potete prendere anche un filo di scarto e legarli un attimino insieme prima di procedere ad arrotolarli tutti insieme, ok? In modo che vedete anche se li avete posizionati correttamente, nel senso che vi piace come stanno, ovviamente. Ok, quindi fate semplicemente un giro per capire se vi piacciono. Ok, il senso è che quando lo girate dovete vedere se vi piace il risultato, come si posizionano, ok? Perché poi avete poca possibilità di rigirarli. Bene, una volta soddisfatti, cercate di non piegare troppo, ma dovete rigirarli tutti insieme in modo da fissarli un pochino, non tantissimo, ma il senso è quello. Ok, poi li sistemiamo, ma l'importante è che abbiate fatto il grosso. Ok, arrivati a questo punto dovete montare questo bellissimo ambaradan. Allora, dovete fissare praticamente la coppetta. Ovviamente, vedete voi se avete voglia di farla più larga. Io personalmente non avevo voglia di farla più larga. Dovete prendere fondamentalmente la misura, come ve la faccio vedere, che vi copra più o meno tutti i fili, però sì, dipende un attimo da come volete farla. Allora, io mi taglio un po' di fili perché altrimenti vado veramente male a infilare il tutto. Ok, una volta arrotolati giusto un pochino alla base, io vi consiglio di non legarli tutti insieme perché li dividerei quasi quasi a gruppi di 3 o di 4 in base ai fori che avete fatto qui all'interno, in modo da riuscire a passarlo con più facilità. Quindi io li divido, in realtà sarebbe meglio in 3 perché nel quarto metteremo il bacchettino. Sarebbe più bello se si coprisse tutto il giro, magari anche con il filo marrone, in realtà, con le perline marroni, però io non ne ho a sufficienza, quindi va così. Adesso per fissarlo al bacchettino,
E considerato che il girasole tende a essere inclinato di suo, vi consiglio di piegare. Allora, io ne userò una sola, ribadisco perché non è mia intenzione montarlo sulla stecca, quindi vi faccio vedere solo con uno. Allora, l'ideale è prendete la misura di quanto, voilà, nell'ultimo foro che avete praticamente, prendete la misura di quanto può andare dentro, che sarà circa. Considerate più o meno questo spessore, sono circa 1,5 cm, 2 cm, potete fare 2 cm. Lo piegate perché il girasole non è dritto come la gerbera, si gira praticamente, quindi deve essere un po' inclinato. Quindi oh, so, inclinate un pochino la stecca in base a quanto volete che sia in realtà dritto. Quindi adesso vi faccio vedere il motivo per cui l'ho piegata. Allora la infilate qui, ok. Eccoci, e il senso è questo, che comunque poi alla fine sta così. Ok, potete farla anche un po' di più perché poi ora che arriva in centro, bene o male, comunque così è praticamente fissata. Ok, e io vi consiglio, visto che comunque non pesa poco, di usarne due o tre di bacchette, ma due bastano, poi utilizzate quella di legno, fondamentalmente per fare un po' di spessore. Allora, il senso della cosa è questo, quindi io adesso ve lo faccio vedere così. Okay. Arrivati a questo punto, l'unica cosa che dovete fare è arrotolare i fili sulla bacchetta, ok, e poi coprirlo con la gutta perca. Adesso io non ve lo faccio vedere fino alla fine perché non è mia intenzione lasciarli così. Ok, una volta che l'avete fissato con la gutta perca, il fiore è praticamente fatto. Dovete solo sistemare un attimino i petali per fare in modo che sia bello bello ampio praticamente. Niente, io ho terminato, video lunghissimo, però insomma tante tecniche le avevamo già viste, quindi fondamentalmente sono stata un po' ripetitiva. E niente, spero di avervi tenuto compagnia. Se avete qualche dubbio, scrivetemi un commento qui sotto. Ciao e alla prossima.